Mettiamo di voler fare un articolo, di voler pubblicare un articolo standard su una delle centinaia di testate che girano, tanto per commemorare questo giorno. Dopo 41 anni è ancora fitto il mistero sulle scomparse delle quindicenni romane Manuela Orlandi e Mirella Gregori, avvenute nel 1983, rispettivamente il 22 giugno e il 7 maggio. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti e molta polvere si è posata sui fascicoli, spesso soffiata via da tenaci tentativi delle famiglie di non permettere che la vicenda delle loro figlie e sorelle fosse dimenticata. Mirella, studentessa, genitori baristi, casa sulla Nomentana, scomparve un sabato di primo pomeriggio dopo una misteriosa citofonata. Disse alla madre che era un ex compagno di scuola e sarebbe tornata subito, ma così non fu. Emanuela, cittadina vaticana, liceale con la passione della musica, stava appunto uscendo dal conservatorio privato Ludovico da Vittoria in piazza Santa Apollinare verso le 19. Aveva chiamato casa per comunicare di aver ricevuto un'offerta di lavoro di volantinaggio ben pagata da un rappresentante Avon. Trovò solo la sorella Federica che l'ammonì a parlarne prima ai genitori. Stessa prudenza le consigliò l'amica Raffaella Monzi prima di vederla sparire verso Corso Rinascimento. I due casi furono abbinati dopo intrusioni non sempre limpide di telefonisti, sedicenti spie, Alia Kgaya, Marco Fassoni Accetti e le varie piste da seguire. Un primo procedimento venne archiviato nel 1997. Nel 2005 se ne aprì un altro dopo la scoperta della tomba di Enrico Renatino De Pedis, capo della banda della Magliana, nella Basilica di Santa Apollinare, adiacente alla scuola di musica frequentata da Emanuela. Dopo le rivelazioni di Sabrina Minardi, amante storica di Renatino, e il ritrovamento di un flauto simile a quello di Emanuela, fatto recapitare da Fassoni Accetti, e anche l'apertura di una tomba nel cimitero Teutonico Vaticano su segnalazione. Le indagini sul nuovo filone dureranno anni, fino alla nuova archiviazione del 2015, ma i parenti non ci stanno. Il ruolo del Vaticano, poco collaborativo, si fa strada tra un mare di polemiche, di accuse di Pietro Orlandi e quelle più felpate di Maria Antonietta Gregori, sorella di Mirella. Nel 2023 emerge un carteggio vaticano che riporta di attenzioni, virgolette, morbose, dello zio Mario Meneguzzi, all'inizio portavoce della famiglia Orlandi, verso la nipote maggiore Natalina. In un'infuocata conferenza stampa, lei e Pietro respingeranno le insinuazioni, anche se Natalina ha dovuto ammettere che un corteggiamento c'era stato, respinto senza esitazioni dall'interessata. Da ultimo si è insediata la commissione parlamentare che audirà persone a suo tempo coinvolte, come testimoni o giornalisti d'inchiesta e forse consulenti, nella quale gli Orlandi e Gregori confidano per scoperchiare il vaso di Pandora di decenni di misteri italiani e sui rapporti tra Italia e Vaticano. E va bene. Tutti possiamo scrivere un articolo così, giusto? È un articolino che non dice nulla, dice tutto, non dice nulla, riprende qualche insinuazione, difende chi deve difendere, ma sinceramente ci sarebbe qualcosa di più da dire. E quindi, sentite quest'altro. Immaginate un film, il vostro film del cuore, o la pietanza preferita, o di giocare a briscola in quattro. Devo prendere ad esempio il mio caso, non conoscendo i gusti di tutti. Un film come A qualcuno piace caldo senza Marilyn, La torta pasqualina senza carciofi, o per chi gioca a carte, che durante la partita il vostro partner si alzi e vi dica: ora giochi da solo perché io ho da fare. Così sembra avvenga per molti casi di cronaca nera. Si sparano ipotesi o si emanano sentenze in assenza di pezzi fondamentali, dalle intercettazioni, vedi Rose Olindo, ai corpi, vedi Roberta Ragusa. Ma le parti spesso assenti sono altre, in genere, e anche nei casi di sparizione più famosi d'Italia, Orlandi Gregori. Non si fa mai vittimologia per timore di dire qualcosa di politicamente scorretto, che la vittima possa aver detto una bugia, benché innocente, inconsapevole essa stessa delle conseguenze. Che persone vicine non fossero sempre angeliche, che qualcuno possa aver taciuto informazioni importanti, sia pure a fin di bene, e gli investigatori che perfino oggi, con tutte le tecnologie a disposizione, a volte non ne vengono a capo, in altri tempi, davanti a muri di difettosa comunicazione, avrebbero dovuto ricorrere alla parapsicologia per risolvere i casi. E allora proviamo a giocare senza qualche ingrediente fondamentale per vedere se, in astratto, la storia funzioni meglio o peggio. Partiamo dalla Orlandi. Mettiamo di fare a meno della telefonata di Emanuela Federica, che peraltro non ha testimoni all'interno della scuola, né
e verrebbe esclusa da un verbale di Maria Cristina. Siccome siamo precisi, noi dobbiamo naturalmente leggervi questo verbale, cioè la parte che vi interessa, che ci interessa. Mia madre, dichiara Maria Cristina Orlandi, invece mi disse che Manuela non era tornata e non aveva neppure telefonato. Questo davanti ai pubblici ministeri Simona Maisto e Roberto Staffa. Quindi mettiamo di fare a meno di questa telefonata. A questo punto abbiamo la nostra ragazza, che non ha alcun appuntamento con strani individui, Avon o meno, ed esce alle 19 perché la faccenda delle nozze d'argento dei segretari ha prodotto qualche chiacchiera tra gli allievi invitati. Quanti non si sa, forse è stato detto random senza impegno di presenziarvi. Ma i più hanno deciso di non rimanere come prevedibile e infatti sciamano verso le 7 di sera, chi più svelto chi meno, pascolando un po' come fanno i giovani, pigramente, in direzione delle fermate dei bus ballerini per scioperi non meglio identificati e senza gli scooter che già 10 anni dopo avrebbero imperversato. Quando Emanuela dice all'amica ho appuntamento con certi, si riferisce semplicemente alla sorella Maria Cristina e agli altri amici che la attendono a Ponte di Castel Sant'Angelo. È intorno a questi minuti che le si avvicina qualcuno di sua conoscenza, perché in che modo, con quali finalità, non sappiamo. Seppure la ragazza avesse avuto voglia di una digressione, come insinuato dal telefonista Mario, quello non era il giorno più adatto per una scappatella, con il gruppo che l'aspettava poco lontano. Ci sarebbero state mille altre occasioni per farlo. D'altronde il fratello non ha voluto accompagnarla né andarla a prendere. E perché poi avrebbe dovuto fare quest'ultima cosa, visto che lei doveva solo raggiungere la sua comitiva a 500 metri. La persona potrebbe averle proposto un passaggio, magari in moto, come a lei piaceva. Potrebbe essere accaduto un incidente di percorso, rimediato in qualche modo definitivo. O averle comunicato questa persona di un'emergenza truffaldina, inducendola a cambiare i suoi programmi. Per quale motivo? Ah, nemmeno questo sappiamo, ma si possono fare supposizioni. La Orlandi era venuta a conoscenza di un segreto? Un personaggio magari ricattato ha dovuto ricorrere al suo prelevamento perché non si sapesse qualcosa di scomodo sulla propria vita? E di certo lei non conosceva segreti di prelati, sai quanto poteva interessarle. Come si vede, teniamo il punto sull'integrità della nostra studentessa di musica, una personalità descritta come solida, decisa, affettuosa e tendente all'analisi, ma pur sempre nel pieno dell'adolescenza, ancora fidente nel prossimo. Sembra che la storia funzioni. Ma se reintegriamo la telefonata a Federica, anche un minimo di ragionevole ipotesi si allontana e le troppe versioni confliggono inesorabilmente tra loro. A mai più Emanuela. E ora veniamo a Mirella. Qui l'esclusione è ancor più dolorosa. Mettiamo che mamma Vittoria abbia sentito male ciò che la figliola stava dicendo al citofono, poiché, come abbiamo visto, gli orari non tornano e le ricostruzioni sono seduttive. Ricordate telefono giallo? Una signora con le mani nodose da nonagenaria, inerme su una sedia mentre la ragazzina saltella verso il suo destino. Ma Vittoria non era così e stava in faccende. Può Mirella aver confuso la voce di un estraneo con quella del suo ex primo amore Alessandro? Può essere uscita per un misterioso appuntamento senza portarsi la borsetta? Può aver raccontato una versione in casa e un'altra a Sonia De Vito? E perché, se da circa un anno aveva un fidanzatino, lui non entra quasi mai in scena? Non avrebbe dovuto essere il primo a sapere come lei voleva trascorrere il pomeriggio e che programmi c'erano se Mirella non si fosse dileguata. I racconti su Mirella sono meno accurati ancora di quelli su Emanuela. La Avon entra e esce anche da questa vita, come se questa sigla dispettosamente volesse rimanere in primo piano. E se si può raccontare una non verità in famiglia, è ben difficile che ciò accada con le amiche del cuore. Se questo è accaduto, occorre farsene una ragione. Sbagliano anche i santi, figurarsi gli umani e così giovani. Cosa dunque può essere accaduto? Teniamo dei punti fermi. Emanuela non sarebbe mai salita su un mezzo con uno sconosciuto. Lo dice la famiglia e ci crediamo. Aggiungiamo che molestatori e pappagalli, tipici di quella Roma, potevano intimidire ragazze forestiere, ma le romane, notoriamente, sapevano ribattere e metterli a posto. E poi che si intenderebbe per sconosciuto? Uno mai visto prima o fino a poco tempo prima? O uno che conosci poco ma conosci? Un esercente? Un gravitante attorno al Vaticano? Un insegnante di una classe non tua? Oppure qualcuno incontrato sui mezzi? O frequentatori di bar e sale giochi? Che valore attribuire alle testimonianze? Non molto, perché confliggono.
Riguardo ad un civitillo, è vero che l'accompagnava a casa ogni tanto, e perché? Lui era di strada o era un favore solo per lei? E lei? Chi conosceva così bene? Che si intende per ciò? Si parla di adulti e non di coetanei, parenti, amici di famiglia, docenti, anche del liceo, non dimentichiamo, piuttosto trascurati dalla cronaca questi ultimi. Di cosa parlava lei in famiglia, soprattutto con Maria Cristina, lei vicina d'età e con cui divideva la stanza? Covava desideri di realizzazione o di ribellione non condivisi col gruppo familiare? Qual era il rapporto con zia Anna? Emanuela non parlava mai delle uscite da chaperon con la parente che incontrava l'uomo di Via Cola di Rienzo? Possibile che in famiglia non le chiedessero conto di questi accompagnamenti? Emanuela arriva a noi sguarnita, protetta dal guscio familiare che non consente approfondimenti. Non si è ancora trovata la quadra tra le due immagini di lei, quella estroversa e chiacchierina, l'altra di adolescente riservata e soggetta a scatti, per esempio col padre, proprio in quei giorni. Come trascorse la ragazza la mattina del 22 giugno? Si era già organizzata per prendere lezioni nelle due materie in cui era stata rimandata? Le cronache non riportano particolari preoccupazioni. C'era un unico telefono nelle case, quello fisso. Nessuno aveva mai notato chiamate particolari, magari durante qualche battibecco con i fratelli per contendersi l'apparecchio. La storia ci consegna la sua presenza in giornata solo a partire dalle 16 circa, con un inizio discusso sul famoso contrasto con Pietro, che non sappiamo ancora cosa precisamente avesse da fare quel pomeriggio. Non sappiamo con certezza come sia arrivata alla scuola di musica, né realmente a che ora, se in ritardo o no, di che umore fosse. Se abbia parlato di qualcosa in sala d'attesa per studenti, da dove abbia telefonato a casa, se effettivamente avesse rifiutato il passaggio da Don Civitillo. Emanuela aveva appuntamento con amici e con la sorellina. Davvero può aver trascurato l'impegno per seguire qualcuno che nemmeno conosceva, con una promessa di lavoro che ci sarebbe stato tutto il tempo di valutare in famiglia? E l'offerta davvero era arrivata quel giorno o prima? Senza contare l'appuntamento fuori scuola anche con la compagna Marta, talvolta riferito e mai davvero chiarito. Corso Rinascimento, un giorno d'estate con tanta gente, romani e turisti, un concerto atteso nella vicina Piazza Navona. Davvero si può rapire qualcuno senza essere notati? Ma anche di un eventuale passaggio offerto in tranquillità non si è accorto nessuno. Eppure c'è sempre qualche commerciante o passante occhiuto che guarda a quel che succede e lo ricollega magari dopo la notizia della scomparsa. Sambuco e Bosco ormai sono fuori gioco in un'eventuale ricostruzione. Il sistema binario ci lascia due alternative. O poi tutto davvero potrebbe essere. Uno, Emanuela ha già in animo di andare in qualche posto con qualcuno, poi succede qualcosa che non possiamo ipotizzare più che tanto. Due, Emanuela accetta un passaggio da persona conosciuta di cui si fida o a cui non può dire di no per non sembrare scortese. E di nuovo, sul dopo, non possiamo che immaginare, ma senza solide basi. Il ritratto di Mirella Gregori ha tinte più vivaci, anche in questo caso ci entra la musica, attività per Emanuela, il fantomatico appuntamento per la chitarra nel caso di Mirella. Purtroppo anche in questo caso la confusione inizia già dal citofono, per continuare sul misterioso personaggio che avrebbe suonato e le schizofreniche ricostruzioni sui quattro passi fino al bar di Sonia, dove sia finito il citofonatore, cosa si siano dette le due e perché nuovamente Mirella si sarebbe infischiata di impegni presi, anche solo telefonici, con il boyfriend Massimo e l'amica Giovanna. Pur conosciuta nel quartiere, nessuno si è accorto della sua presenza in un trafficato sabato di maggio e la ragazzina che usciva coi gettoni per aggiornare la mamma sui suoi spostamenti quel giorno lascia tutto a casa, borsetta compresa, per far qualcosa che ancora non è chiaro. Siamo di nuovo a un bivio a due frecce, sempre in astratto e in ipotesi di scuola, poiché altro non rimane. 1. Mirella non dice la verità e decide di concedersi una divagazione che finisce tragicamente. 2. Mirella incontra qualcuno che la distoglie dagli impegni programmati. Ma perché? Che fretta c'era? E davvero verrebbe da dire, maledetta primavera. Da dove sarebbe giunta questa sirena incantatrice? Dalla discoteca, da qualche bar, dalla scuola? Che non potesse accettare passaggi da sconosciuti, di lei viene detto meno. E dunque subentra l'ombra di qualcuno di cui si fidava, anche lei, o al quale non poter dire di no. Ma c'è sempre di mezzo quella citofonata. La terza via, per entrambe esisterebbe. Ma mancano pezzi importanti del puzzle, del racconto, e lo sviluppo dell'ipotesi di probabili complici vicino alle vittime, mai nemmeno ipotizzati. Da soli non si irretisce una ragazza in mezzo alla strada. È ciò che purtroppo, a nostro avviso, accade spesso.